Ciao a tutti da Novan Globe, benvenuti alla nuova lotta su Shodan di Pokémon Horas. Un attimino aspettando le lotte dell'Horas League, che saranno un po' lunghe, decido di pubblicare qualche test team del mio ultimo team. Lo conoscete tutti, avete già visto abbastanza l'opera, non dico tutti, ma quasi tutti i miei Pokémon. Ho Wuppa libero con il corpetto assalto. Ho Scizor normale con il Muscle Banda, esatto, perché volevo far credere di avere la band e avere accesso a un recupero, perché è un Scizor molto particolare il mio. Ho Mega Alakazam, Rotom Wash classico difensivo, Garchomp difensivo setter con il fuoco bomba e Excadrill con la sola scelta era Pidgeotto. Guardando un attimino il team avversario vedo che è un team classico, probabilmente la Mega è Charizard Y, anche perché vedo Starmie con Rapigiro, non è un Pokémon che possa attutire Terremoto, sia Ferro, Torna e Hippodon, ma questo è all'incirca quello che immaginavo. Decido di iniziare con Rotom perché mi aspettavo che l'avversario iniziasse con Ferrothorn, ma l'avversario iniziasse con Starmie, allora vado tranquillo con un Volsis. Decido di partire subito all'attacco e mandare il mio Wuppa e spammare subito Fuoco Pugno, perché il mio Wuppa ha Fuoco Pugno. Ma l'avversario si vede che immaginava, ma questo a dire la verità è tutto a mio vantaggio, perché il mio Wuppa ha l'Acerboso. E se riesco a mandare KO Hippodon, dato che la maggior parte dei miei Pokémon sono offensivi fisici, diciamo che il più è stato fatto. E di fatto è tutto quello che succede, quindi a dire la verità è ottimo. Decido di rimanere in campo, ma questo Charizard X, mi aspettavo Y, sono stato scemo, forse era per questo. Decido di rimanere in campo per vedere lo switch e utilizzare Rapigiro, ma il mio avversario prevede ottimamente e decide di utilizzare Fuoco Carica mandandomi KO Excadrill, e questo è un grandissimo problema. Decido di mandare il mio Garchomp, far credere di avere uno Stolash, un Focal Nastro, ma l'avversario ritira prevedendo probabilmente un Focal Nastro o uno Scarf, e decido di utilizzare Terremoto Safe e poi mettere la roccia. Dato che ha mandato Ferrothorn, allora decido prima di tutto di bruciare Ferrothorn, perché era un po' fastidioso. Sì che ho Fuoco Bomba, ma non è un 2-Hit KO con il Parassisseme. E allora prima decido di mandare Rotom, prevedendo lo switch e bruciarlo. Dato che immaginavo che riutilizzasse Parassisseme, decido di mandare il mio Alakazam, avere un'ottima opportunità per Mega Evolvermi. E fortunatamente per me, l'avversario decide di mandare in campo Feraligatr. Perché fortunatamente per me? Perché sono riuscito a copiargli Forza Bruta, una potenza veramente inaudita. Ve lo posso garantire. Questo perché tutti i Pokémon del mio avversario sono più lenti e la copertura di Mega Alakazam è veramente perfetta. E sono stato fortunatissimo perché nessun Focus Blast, ovvero nessun Focal Colpo, ha fallito. Ed era quello a cui stava puntando il mio avversario. È stato veramente un colpo fortunato. Perché non ha. Sono riuscito a tracciare Forza Bruta e soprattutto non ho fallito alcun Focal Colpo. Ho rischiato tantissimo, tra l'altro il mio avversario era veramente nervosissimo, anzi perché mi diceva che avevo axato, perché in teoria 3 su 3 è quasi impossibile un Focal Colpo. Sì, è vero, però non è che si può basare una lotta solo ed esclusivamente sul miss delle mosse. E a discapito è veramente finita ottimamente e è stata veramente una bella lotta. Non me l'aspettavo questo recupero di Mega Alakazam con Forza Bruta. E niente, se anche a voi la lotta è piaciuta, cliccate il mi piace e ci vediamo tutti a dei prossimi video. Ci sarà qualche video, a mio avviso una lotta ancora più interessante, a me una lotta ancora più bella, sempre con questo team. Ciao a tutti da Novan Globe, ciao!